La nuova legge regionale sul commercio è realtà, ci sono tante novità Legnini, novità importanti, soprattutto positive per il settore. Le novità sono tante, alcune dal nostro punto di vista positive. Viene reintrodotto il piano regionale di pianificazione sostanzialmente urbanistica sul commercio, il che noi lo riteniamo assolutamente positivo in quanto la regione si fa carico di una pianificazione generale per quanto riguarderà la distribuzione commerciale, quindi non sarà lasciato esclusivamente alla potestà dei comuni, ma ci sarà un piano a monte. Sono stati introdotti tutta una serie di facilitazioni e liberalizzazioni, ad esempio sulle promozioni non c'è più il vincolo, tanti vincoli, non solo uno che c'erano prima rispetto alla competizione sui prezzi, sulla merce. E poi ci sono anche tante altre novità, ad esempio sul commercio su aree pubbliche è stato reintrodotto l'obbligatorietà contributiva, è stato inserito una norma, come dire, che tiene conto un po' di tutte le esigenze in campo, e noi lo giudichiamo positivo perché comunque è un primo passo verso la riqualificazione dei nostri mercati e del nostro commercio su aree pubbliche. E anche Casartigiani ha espresso la sua soddisfazione per la moratoria approvata in Consiglio regionale. Grazie a questo emendamento voluto dalla maggioranza in Consiglio regionale, ma supportata anche dall'opposizione, si è raggiunto l'obiettivo tanto richiesto da molte associazioni, tra cui anche Casartigiani, quella di tutelare il piccolo artigiano, tutelare il supermercato, piccola attività al commercio, al dettaglio, con un blocco sullo sviluppo di nuovi poli commerciali fino al 2021. Quindi si spera, attraverso anche questo emendamento, che sia motivo in più per avere un segnale di ripresa da qui a breve.